Dove te ne vai così allegra? Vado a mangiare alla Bella Napoli. Ah, è certo, ristorante e pizzeria Bella Napoli ti offre la pizza più buona dell'Oltrepò Pavese. Qualità delle materie prime, ambiente accogliente, velocità ed attenzione al servizio la rendono la meta ideale per una pausa pranzo veloce o una gustosa serata con gli amici. E poi, Pizzeria Bella Napoli ti mette l'allegria. Solo a Casteggio, in via Vigorelli 1-3. E se vieni proprio stasera, c'è una sorpresa per te. Ha scatenato un vero e proprio allarme la notizia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che negli scorsi giorni ha annunciato che le carni rosse trattate, forse anche quelle non lavorate, possono essere cancerogene al pari di sigarette, alcol ed amianto. La notizia è stata data su tutti i notiziari, ma si tratta di allarmismo mediatico o questo annuncio dell'OMS ti preoccupa? Secondo me è un allarmismo mediatico, perché secondo me non dovrebbe comportare tutto questo gran squilibrio nella piramide alimentare dell'uomo, quindi secondo me è una grandissima fesseria. Poi, pensa quindi che in realtà non ci sia nulla di nuovo in questa notizia? No, perché secondo me tutto dipende dall'alimentazione che danno agli animali, perché se vengono vaccinati in maniera sbagliata è normale che poi va tutto a ridosso dell'uomo. Tutto qua. Bisognerebbe fare forse maggiori controlli. Sì, maggiori controlli e alimentarli anche bene. Tutto questo, solo questo. Allora, vabbè, premessa, io non sapevo assolutamente niente di questo annuncio. Io non so a livello scientifico cosa possa fare. Secondo me comunque eliminare totalmente la carne rossa, no, ma magari controllarla un pochino, diciamo. Non mangiare tutti i giorni carne, per esempio. Una volta al giorno, due volte al giorno. E, come ti ho detto, non so che effetti possa avere con tutto il resto e così e tutto quanto, quindi non ti so dire se è un sì o un no, in senso secondo me è giusto o sbagliato, non lo so, magari invece non succede niente oppure sì. Negli ultimi anni pensa che in Italia c'è stato un aumento di vegetariani e vegani, soprattutto per motivi di salute. Pensi che questo tipo di notizia possa portare ad un cambiamento nei consumi e nella cultura alimentare? Oppure la gente ignorerà la notizia e dirà un po' come te, ne mangio un po' meno ma continuo a mangiarla? Non lo so, questo qua è a livello personale. Io sinceramente, vabbè, vegetariano o vegano non so neanche se ce la, diciamo, farei, perché io la carne comunque la amo e ne ho, diciamo, bisogno, appunto. Non so, è un'opinione di ogni persona, se uno vuole mangiare carne mangia carne, se uno vuole essere vegetariano è vegetariano, per me è indipendente. Ma no, non penso però, ho sempre mangiato, dalla nascita fino adesso ho sempre mangiato la carne rossa, e perché deve cambiarla? Boh, si hanno delle prove che si può toccare, col dito sì, però se non hanno prove, dirlo così senza prove io non posso... Beh, l'Organizzazione Mondiale della Sanità è l'organo, insomma, più importante sotto questo punto di vista, quindi il fatto che lo abbiano detto loro sicuramente è certo che è cancerogena. Nonostante questo, comunque, tu dici si mangia da quando mondo è mondo, per cui io continuerò a mangiarla? Sì, sì, io la penso così, comunque, finché loro portano le prove di punto di vista generale che dopo tutto il mondo il carne rossa non va bene per l'essere umano. Tu dici finché non me la vietano io continuo a mangiarla, finché la trovo in commercio io me la mangio. Sì. Pensi che dopo questa notizia aumenteranno i vegetariani? Penso di sì, perché adesso le gente si tengono molto molto per la sanità e le gente vogliono vivere tanto, per quello magari hanno paura del cancro, che nessuna medicina è ancora venuta per curare il cancro, magari alcuni fanno... Magari alcuni rinunceranno alla carne rossa dopo questa notizia e aumenteranno quindi i vegetariani. Sì, sì, per vegetariano, però anche la persona umana ha bisogno del carne però, la costituzione. Se una persona non mangia carne, non lo so, magari i medici diranno che va bene o no. Comunque se carne rossa è... non va più bene per l'essere umano, non lo so, la gente vuole mangiare pollo, quelle cose lì.